siamo a Vola, ragazzi, nel quartiere più moderno di Varsavia, e con questa neve che mi sta piombando addosso vi diciamo che oggi video a tema spesa, ma spesa italiana, quindi non vediamo l'ora. Siamo qua perché proprio qua vicino c'è un posticino super carino che si chiama Piccola Italia, dove vendono dei prodotti molto scicchettosi italiani, e quindi iniziamo da qua a comprare qualcosina. Tra l'altro, ragazzi, questo è il Warsaw Spire, praticamente questo grattacielo qui è alto più di 200 metri. Ragazzi, come potrete notare dal video, lo avete capito da soli, è pieno di aziende, e in mezzo a tutte queste aziende stanno costruendo un palazzo residenziale, cioè più che un palazzo, un vero e proprio grattacielo, sì, direi, dove ci saranno proprio le abitazioni. Pensate che noi eravamo stati qui circa un anno e mezzo fa e non era ancora partita la costruzione. C'erano solo le immagini di come sarebbe diventato, esatto. E adesso non dico mezzo, però un quarto. Guardate, ragazzi. Wow, eccolo qui, è lui, hanno iniziato a mettere i pannelli di vetro e piano piano verrà fuori. E qui c'è un ristorante di sushi, sembra molto interessante. Noi proseguiamo di qui, qui c'è tutta una piazza a tema tipo spaziale. Infatti guardate, questo è tipo un bar. Grissini ne abbiamo. Quanto attirano queste schiacciatine alla cipolla, sembrano molto casalinghe. Poi hanno i taralli. E guarda questo tipo, quanto è sofisticato. Guarda le olive, sono le ultime rimaste. Vedete, ragazzi, sono prodotti italiani, però c'è prodotti che non si trovano nei supermercati, no? Cioè sembrano sofisticati. Sì, sembrano più di nicchia, non lo so. Le conserve toscane, novità. Pesto siciliano, Villa Reale. Questo vedi, siciliamo. Guarda le conserve della nonna. Questo l'ho visto. Veramente? Questo l'ho visto al supermercato. Pesto, broccoli. Con le cime di rapa. Questo me lo ricordo come marca, devo dire. Sì, sì. Invece questo è Pomì. Questa è una marca da supermercato invece. C'è un bel po' di pasta. Poi la cosa figa qui di Piccola Italia è che hanno anche la parte dove vendono gli affettati, che te li tagliano proprio loro al momento. Qua ci sono tanti ravioli della marca Fini, tra l'altro particolari, cacio e pepe. Figo. Mortadella, burrata e pistacchio, ricotta e spinaci. E qua ci sono tanti pezzi proprio di formaggi tagliati. Questa è la ricotta salata, 30, tipo 6 euro. 7, sì, 6-7 euro. Però è grande, la forma. Siamo alla fermata del tram perché adesso ci spostiamo, andiamo dall'altra parte di Varsavia, in realtà nel quartiere Praga, dove c'è l'Audi Store, perché vi abbiamo detto che c'è l'Audi Store qua, e tra prodotti americani, prodotti asiatici, ci sono anche tanti prodotti che vengono dall'Italia. Quindi andiamo a vedere un po' cosa ci propone. Ragazzi, questo è il centro commerciale e devo dire che adesso nevica. Ora si può dire che nevica veramente. Guardate, ragazzi, crostata alla mela, e costa meno di 3 euro. E guarda questa quanto attira. Questa tipo torta di mele. Quanto costa questa? 18, tipo 4. Cannoncini della Baci Perugina, che attirano, a 25, che è tipo 5-6 euro. Questi al pistacchio, baci di dama, e i baiocchi, che non fanno mai male. Ah, buoni torcetti. Ci sono anche le chiacchiere, perché siamo in tema carnevale, quindi c'è sta tutto. Ma che hanno messo lo zucchero a velo a parte? È vero, sono un po' strane però. Niente di che, raggrinzite. Sembra un queste po'... sono meglio, secondo me. Queste, oppure queste qua così. Eccoci di ritorno a casetta, ragazzi. Dopo Audi Store siamo passate da Biedronka per
concludere al meglio la nostra spesa. Via Dronca ormai lo saprete, però lo specifico magari per i nuovi: il supermercato polacco d'eccellenza, no? Quello proprio dove vanno tutti i polacchi. E voi direte: e che siete andati a fare lì, dato che stiamo parlando di prodotti italiani? Perché da Via Dronca ci sono in realtà tanti prodotti anche di marca italiani, quindi proprio originali, no? Come tipo Giovanni Rana, che tra l'altro abbiamo preso qualcosa. E poi, molto interessante, c'è una linea di prodotti italiani proprio creata da Via Dronca. Quindi in realtà è un fake, nel senso non è che sono prodotti originali italiani, però vi diremo, noi ne abbiamo provati tantissimi di prodotti di questa linea di Via Dronca che si chiama Gusto Bello, e vi dirò, vi sembrerà strano, ma sono molto buoni. E la cosa fighissima è che questi prodotti italiani di Via Dronca costano pochissimo, come un discount in Italia. Faccio questa piccola parentesi perché voi non pensiate che andate all'estero e trovate tutti i prodotti italiani che vi pare facilmente, come se foste in Italia. In tanti paesi, nei supermercati, è molto difficile trovare prodotti italiani. Si trovano magari alcune cose, però spesso a prezzi molto alti. Noi qui in Polonia ci troviamo benissimo perché abbiamo accesso a tutto il cibo italiano che ci pare per la vita quotidiana di tutti i giorni. Detto questo, vi inizio a svuotare e parto da una cosa fighissima, io lo dico. Wow, pizza margherita. Tra l'altro questa è la versione di pizza da frigo, non da freezer. Esatto, con questo bel cornicione, perché ovviamente si ispira alla pizza napoletana. Non sarà come la pizza mangiata sicuro, a Napoli, però per essere del supermercato è bella da vedere. E non essere italiana, guardate ragazzi, adesso sì, è tutto appannato, però ci sta, è bella da vedere. Cioè, sembra anche soffice, cioè sembra buona. Poi abbiamo preso pomodorini ciliegini, questi tipo 1 euro, sì, li abbiamo pagati. Poi, molto interessante, la burrata, ragazzi. Tra l'altro questa l'avevamo assaggiata l'anno scorso, 2 anni fa, quando eravamo venute, ed era buonissima, sì, veramente. C'era un'offerta pazzesca, se ne prendevi 2... la pagavi 1 euro l'una. E invece noi ne abbiamo presa una, l'abbiamo pagata 1,20 euro. Tipo. Però capite, cioè in Polonia, ragazzi. Questo è il pezzo forte. Guardate che abbiamo trovato da Via Dronca: i Giovanni Rana duetto, quelli burrata e basilico. E la cosa mega galattica è che costavano 2 euro. E non in sconto. No. Costavano 2 euro, appunto. Quindi sì, pazzesco. Poi della marca Barilla abbiamo preso questo classicone pomodoro e basilico, e almeno abbiamo un sugo buono, devo dire, e questo l'abbiamo pagato tipo 2 euro. Sì. Poi andiamo avanti, ragazzi, guardate qua, c'è di tutto. Questo è Gusto Bello, sì, l'amico nostro. Grana padano, c'è, tra l'altro c'è scritto denominazione d'origine protetta e c'è il logo del grana padano. Sì, sì, quindi è vero. Noi pensiamo, infatti c'è scritto grana padano DOP, che sia una collaborazione con grana padano per l'esportazione in Polonia, diciamo, sì, perché vendono anche la forma e c'è proprio il logo di grana padano, quindi secondo noi lo fanno per il mercato polacco, tipo con le collaboration, sì, diciamo, sì, così. Questo tipo 1,50 euro. Sì, e la forma 2 euro. Era in offerta 2 euro la forma intera di grana padano. 2 euro, cioè, capito? Poi, divertentissimo, la sottomarca di Gusto Bello dei pan di stelle. Assurdo. Ma noi non ci potevamo credere, cioè ragazzi, ma all'estero è difficilissimo trovare i biscotti in generale, perché non si usa mangiare i biscotti a colazione, è un'usanza soprattutto italiana, no? E qui che fanno la versione di Gusto Bello dei pan di stelle a tipo 1,80 euro. Noi tutti i giorni mangiamo tante volte polacco, cioè ci compriamo i loro prodotti tipici, però cioè, siamo italiani, siamo abituati a mangiare cose italiane ed è veramente grandioso che troviamo tutte queste cose comunque economiche, cioè siamo mega contente. Da Audi Store invece abbiamo preso quella crostata che vi avevamo fatto vedere, tra l'altro anche questa meno di 3 euro, quindi ci sembrava super conveniente. È una crostata alla marmellata di mele. E poi sempre da Audi Store abbiamo preso questi, perché io non so resistere alle tre marie alla stracciatella, troppo buone. Anche questi 2 euro.
mi pare. E da Audi Store praticamente abbiamo comprato queste due cose. Qua invece c'è la bustina di quel posto che si chiama Piccola Italia, e qua abbiamo preso delle cose molto carine, sofisticate. Allora, partirei da questo. Guardate, wow. Ci siamo fatte tagliare un po' di salame spianata al tartufo. Ma quanto si sente l'odore di tartufo? Tantissimo, tantissimo. Ce l'ha tagliato 120 grammi, cioè guardate, ce l'abbiamo fino all'anno prossimo. Madonna, che profumo pazzesco! Cioè, ragazzi, assurdo. Ma guardate che bello! Ma io ne assaggio un pezzettino. Ok, dai, ci sta, ci sta. Ah, proprio così, wow! Com'è? Buonissimo. Buono, eh? Freschissimo e sa tantissimo di tartufo. Wow. Buono. 14. Sì. 3 euro e qualcosa. Meno di 3,50 più o meno. Abbiamo comprato i ravioli fini, mortadella, burrata e pistacchio. Secondo me sono anche un'edizione un po' particolare, perché della marca Fini al supermercato in Italia non è che si trovano proprio così. Non l'avevo mai visti, strani, però cacio e pepe tipo. Sì, infatti. Prodotti più strani. E quelli li abbiamo pagati tipo 3 euro. Sì. Sì. Poi abbiamo preso queste della le conserve della nonna. Abbiamo preso queste cipolline all'aceto balsamico di Modena, IGP, e guardatele qua, non so se si notano. Che buone, a noi piacciono tanto le cipolline. Ultimissima cosa, abbiamo preso questi tocchetti alle olive, che sono praticamente dei taralli, però non fatti a cerchio, ma fatti a piccoli grissini. Questo abbiamo comprato, ragazzi. Tra queste cose da Piccola Italia, le due cose dolci da Audi Store, più la spesa un po' più completa da Biedronca, abbiamo speso in tutto 30 euro. Hai fatto il calcolo preciso o una stima? No, più o meno è preciso, perché da Biedronca 15, da Piccola Italia 10, da Audi Store 5 euro. Tutti i prodotti, tra l'altro tanti anche di marca proprio. Soprattutto di marca, perché alla fine se compri prodotti italiani all'estero spesso ci sono le marche, ovviamente. Sì, a parte gusto bello, che comunque fa risparmiare, perché è come se comprassi una sottomarca in Italia, quindi costa meno. All'estero direi che è molto molto poco, calcolando anche che comunque i prodotti di Piccola Italia erano prodotti da, insomma, sì, un po' più sofisticati, un po' più sofisticati, tipo gastronomia. Speriamo tanto che questo video vi abbia divertito. Noi ci divertiamo sempre a fare la spesa, e esatto, ci divertiamo sempre a fare la spesa in modo diverso. Sì. No? Una volta comprando delle cose, una volta altre. Sì, una volta tipo tutto tema italiano, una volta tutto tema polacco, una volta cose vegane. Cioè, ci divertiamo a cambiare, a comprare prodotti nuovi, quindi siamo contente. E come vi abbiamo detto prima, noi compriamo tantissime cose polacche in realtà da quando siamo qua, perché ci piace proprio tipo farci pieroghi, sì, o anche altre cose ad esempio, però ci sta anche a volte comprare dei prodotti italiani, soprattutto sì, perché qua costano pochissimo e poi perché se ne trovano tanti, quindi sì, siamo infatti, facilitate. C'è tanta scelta, quindi bomba. Esatto. E fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi adesso. Adesso, dai, adesso che l'ho detto, chi non è iscritto lo faccia. Bene, ci vediamo alla prossima. Ciao.